Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Questa volta video svuota la spesa, ma proprio svuota la spesa, nel senso che non sistemo tutta la roba sul tavolo, ma tiro fuori le cose dalle buste e vi mostro quello che ho preso. Sono stata al Todis, poi sono stata al Carrefour, perché al Todis non ho trovato tre cose che ovviamente ho preso al Carrefour, e poi vi faccio vedere così di straforo una cosetta che abbiamo acquistato sabato a Leroy Merlin in tema natalizio. Ragazzi miei, ebbene sì, io ero già in modalità Christmas time a fine agosto, se non pure primi di agosto, adesso sono proprio entrata nel loop direttamente, quindi sappiate che prima o poi arriverà qualcos'altro a tema natalizio. Adesso vi giro e vi faccio vedere le buste e quello che ho preso. Ma prima che io dimentichi, vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campana per le notifiche e lasciare un bel like se vi piacciono gli svuota la spesa. Oh, a me piacciono, ragazzi, in qualsiasi modo si facciano. Quindi questa è una novità diciamo, del momento, perché non ve lo faccio vedere sul tavolo, ma direttamente nelle buste. Ogni tanto bisogna cambiare. Eccomi qui, amici miei, ho dovuto accendere le luci perché qui ormai il sole sta tramontando. Allora, qui ci sono le mie buste. Vado subito a mostrarvi questa prima. In anticipo vi dico che ho speso, eccolo qui, 47,63 centesimi. E vado a mostrarvi tutto il bottino che ho riportato dal Todis. Allora, a 99 centesimi ho trovato un cespitello di radicchio, era in offerta, così l'ho preso così com'era, tanto questo va via come il pane qui in casa e va bene così. Poi a 1,59 euro ho preso il grana padano grattugiato, e io da quando non lo mangio più, praticamente è un prodotto che dimentico spesso di acquistare, mio marito mi tira ogni volta le orecchie. Poi a 79 centesimi ho trovato il pane agli 8 cereali e con soia, che mi sembra che costi tanto quanto l'Eurospin o forse qualcosa di meno, ed è buono altrettanto. Quello che mi piace di questa pagnottina è come quella dell'Eurospin, che contiene pochi ingredienti, quindi insomma è veramente ottima. Poi ho acquistato, pensando in realtà che fosse il detergente liquido, il detergente delicato Mani e Stederino. Lo utilizzerò comunque come detergente liquido, ovvero come sapone per le mani, perché bene o male queste hanno tutte la stessa formulazione, quindi non sono irritanti, sono dermatologicamente testate su pelle sensibili e non contengono tutte queste sostanze nella banda verde. È un prodotto vegan e il brand Gently, io ve lo consiglio, e io lo utilizzavo anche prima di diventare vegana, e piace sia a me che a mio marito. E ha questo formato da 300 ml, costa 1,99 euro. Poi invece per la versione adulta abbiamo il detergente intimo sempre della The Gently, sempre prodotto vegan, e da 350 ml a 1,99 euro. Poi il Todis propone della linea Verde Amore il tofu al naturale, però questo è più piccolo a livello di quantità rispetto a quello dell'Eurospin. Il sapore non ricordo se fossero simili, però questo è da 200 grammi e costa 1,99 euro. Poi per 1,39 euro ho riacquistato le gocce di cioccolato extra fondente, però come per il tofu allo stesso prezzo l'Eurospin vende 50 grammi in più, perché la confezione mi sembra che sia da 200 grammi, qui invece è solo da 150, ma ci accontentiamo, su via. Poi per 89 centesimi ho riacquistato della Rico questi biscottini pollo e verdurine dell'orto per cookie. Lui, insomma, come sapete, se non lo sapete, ve lo dico, li mangia a colazione la mattina, gliene do circa 3-4 pezzi, ed è molto goloso, piacciono molto. E devo dire che non sono niente male anche a livello di ingredienti. Ho acquistato le gallette di riso ricoperte con cioccolato fondente della linea Tesori del Forno a 99 centesimi. Al Todis lo trovate anche della Fiorentini, però costa 1,19 euro. Ne ho letto gli ingredienti, sono praticamente gli stessi, forse cambierà la qualità del cioccolato, ma non mi formalizzo e quindi ho preso i Tesori del Forno.
Restando in tema persona, sempre della Gently a 2,49 euro, ho acquistato un flacone da mezzo litro di bagno doccia, però questa volta fragranza muschio. Sempre un prodotto vegan e questo è molto buono. Ultimamente lo sta utilizzando anche mio marito e piano piano, ragazze, vedrete che lo convertirò al veganismo e piace anche a lui. Cioè lui adesso adora sia il detergente intimo, il sapone per le mani e il doccia schiuma, quindi insomma stiamo facendo progressi lentamente. Anche questo non contiene tutte quelle sostanze. Poi ho acquistato spaghetti integrali bio del cuor mediterraneo. Questi ci erano piaciuti tanto, trafilati al bronzo, al Todisco come all'Eurospin. Trovate nel formato, cioè nella tipologia di pasta integrale, solamente due formati di pasta. Non chiedetemi il perché, non lo so. Però questa è molto buona e molto buona e cuoce prima di 8 minuti, quindi se la cacciate a 8 è scotta qualche minuto prima ed è perfetta. Poi ho trovato a 89 centesimi questo yogurt greco con lo 5, col 5, con lo 0,5% di grassi alla nocciola che io non avevo mai visto al Todis. Ovviamente non è per me e per mio marito, prodotto in Grecia e questo della Paflakis, mi sembra si pronunzi, è molto buono come brand. E gliene ho preso un altro che sta da qualche altra parte, sì, sta in questa seconda busta, che invece è con la cremina di lamponi, ed è però allo 0% di grasso, questo tipo quello della Müller, che dovete versare la cremina all'interno dello yogurt. Poi ho trovato in offerta della linea di Mauro la pasta fresca. Più di una volta nei video spesa Todis vi ho mostrato questa pasta nel formato però di tagliatelle. Siccome l'ho trovata in offerta a 1,29 euro la confezione, quindi il formato, a questo giro ho preso la chitarra che ho intenzione di fare il ragù domenica, ragù vegetale ovviamente domenica e quindi di condirci la chitarra e poi sempre della stessa linea le fettuccine. E le tagliatelle le ho lasciate perché tanto già le ho assaggiate e questo appunto come ingredienti troviamo la farina di farro bio e l'acqua, quindi insomma adattabili per qualsiasi tipo di alimentazione. Poi ho preso le gallette 5 cereali della Fiorentina 89 centesimi, sempre vegan ok, queste sono molto buone perché come si dice in inglese sono crispy, ovvero sono molto croccanti, quindi mi piace fare colazione e alternarle alle fette biscottate. A 1,59 euro ho poi acquistato questo preparato di bruschetta e peperoni. In realtà l'ho acquistato non per farci le bruschette, ma per condirci la pasta. E ho letto gli ingredienti e praticamente non contengono alimenti di origine animale, quindi posso tranquillamente assaporarlo anche io. Poi ho preso i fagioli rossi che a differenza dell'Eurospin, questi del Todis li mette nella salsa piccante. C'era una ragazza che mi aveva scritto se quelli dell'Eurospin fossero piccanti. No, quelli non sono piccanti, ma questi sì. Ma comunque tanto io li sciacquo, quindi il problema non si pone. Questo non so minimamente quanto costino, credo 35 centesimi. Come all'Eurospin costano mi sa sui 45, ma più o meno siamo là. A 1,69 euro, poi sempre del brand Gently, ho preso e si accappotta un momento. Ho preso la carta da cucina, questa è da tre veli, però ha due, cioè due rotoli, mentre all'Eurospin a 1,79 euro, quindi 10 centesimi in più, lo trovate con tre rotoli, quindi ovviamente è più conveniente. Però almeno qua abbiamo dei disegni diversi rispetto al signor Rospine che ci propina sempre i soliti fiorellini verdi e viola. Qui abbiamo una zucca qui e un'uva qui e quindi insomma almeno cambiamo le tinte. Via questa busta. Vediamo cosa caccio da quest'altra. Ho trovato in offerta a 1,42 euro i cachi morbidi. Siccome stanno insomma, per finire queste stagioni, cioè, ovviamente è iniziata adesso, però non ho ancora mangiato un cachi e quindi ho preso la vaschetta anche perché volevo fare il budino al cioccolato che una di voi mi aveva indicato su Instagram, ma che io già conoscevo e quindi poi magari lo faremo insieme in qualche vlog. Poi a 1,69 euro ho preso la bevanda di avena perché sto terminando
quella di Farro, e ho acquistato il nettare di pera per mio marito perché anche lui ha finito il succo di pera. Poi dell'alma verde bio ho preso a 1,49 euro le carote, e che ho magistralmente roteato tra di loro perché le ultime che ho preso all'Eurospin erano tutte rovinate. Io non lo so, ragazzi. Poi i ceci, ne ho prese due lattine di questi in lattina per fare l'hummus, perché secondo me questi in lattina sono migliori rispetto a quelli secchi. Sempre per mio marito ho preso un condimento pronto alle noci, sempre per la pasta. Poi, sì, qui sotterrate ci sono due lattine di lenticchie, sempre a 35 centesimi l'uno. Queste non ci sbagliamo perché i prezzi sono sempre uguali, cioè secondo del discount, ma siamo là. Poi ho preso una confezione da mezzo chilo, credo, è mezzo chilo, sì, di fiocchi di avena che li ho finiti per il mio fantastico porridge che torna in auge in questo periodo. E questo costa 1,39 euro, non costa nulla ed è anche molto buono. Poi, sempre per mio marito, a 1,29 il gouda a fette. Poi il prosciutto a 1,99 euro, immancabili affettati, ragazzi, per quando non pranzo a casa. Lo speck a 1,79 euro. Poi ho preso una, che non so dove sia, un altro cecio. Aspettate, le torrette di Babele qua. Ah, eccola qui. Del giudice ho acquistato il fior di latte. Questo sta a 1,79 euro e scade il 12 novembre. Mercoledì glielo faccio portare a pranzo, così se lo mangia. Poi ho preso per 1,19 euro la farina di tipo 1 per i miei dolcini che arriveranno a breve sul canale. Poi a 1,24 euro ho trovato l'uva nera da tavola in offerta e ho preso due bei grappoletti. Poi ho preso le mele golden in offerta a 99 centesimi al chilo e ho speso 88 centesimi, quindi è meno di un chilo. Poi ho trovato il cavolfiore che costa 99 centesimi, anche questo in offerta. E poi ho preso tre bananine che erano tutte e tre spaiate. Stavano anche queste in offerta, 99 centesimi al chilo, e queste 98, quindi meno di un chilo di bananine. Allora, ho finito la spasa delle buste del Todis. Adesso tolgo un momento questo e vi faccio vedere gli acquisti del Carrefour e dell'Leroy Merlin. Allora, al Carrefour ho speso la bellezza di 9,03 euro. E che cosa ho acquistato? Allora, ho acquistato essenzialmente tre prodotti che non ho trovato al Todis, ovvero lo zucchero di canna, che di solito acquisto quello classico al Todis, ma a suo giro non l'ho trovato. Questo costa ovviamente di più perché è... Ah, ecco qui, lo stesso brand del cioccolato al cocco, altro mercato, è mascovado, zucchero di canna integrale da agricoltura biologica delle Filippine, mezzo chilo, l'ho pagato 2,69 euro. Questo io già l'ho provato una volta e non è niente male, ed è uno zucchero leggermente più umido rispetto lo zucchero di canna demerara, quello classico che si trova in tutti i supermercati. Poi ho preso per 2,49 euro, marcato Carrefour, la crema di marroni, che pensavo di trovare al Todis, in realtà non l'ho trovata perché in questo periodo mi rincerca di fare le crostatine con la crema di marroni, che peraltro già vi avevo condiviso su YouTube. Vi lascio la scheda informativa in alto a destra. Ovviamente le farò più piccine perché quelle che ho condiviso sono abbastanza grandi, e 400 grammi di prodotto, vabbè, comunque l'ho prese per un motivo. E poi, con mia somma gioia, ho trovato la nocciolata senza latte. Io di questa avevo provato quella con il latte classica e mi era piaciuta. Costa 3,69 euro. È senza glutine e senza latte, quindi la posso mangiare anche io. E l'ho presa perché è buona e quindi va assaporata, ragazzi. E poi, in ultimo, ma non di importanza, prima che faccio un casotto con i vasetti, a Leroy Merlin per 2,99 euro ho preso questo mini tappetino Merry Christmas,
che è piaciuto tantissimo a me e mio marito perché praticamente ha il pick-up, come lo chiamiamo noi, di Babbo Natale. Cioè, c'è il pick-up americano con l'albete e sotto c'è scritto Merry Christmas. Allora, in realtà noi il tappeto da fuori, diciamo che da fuori entra dentro casa, quindi lo zerbino, lo abbiamo acquistato l'anno scorso all'Eurospin. Questo qui costa veramente pochissimo e l'abbiamo preso essenzialmente per metterlo lì a Natale al posto di quel tappetino, perché poi è lo stesso formato ed è anche antiscivolo, se ve lo stesse chiedendo, e può essere lavato in lavatrice a 30 gradi, quindi è veramente carinissimo. Ci sono tante altre fantasie a Leroy Merlin, ci sono anche rossi con gli omini di pan di zenzero, verde con Babbo Natale e rosso con la scritta Merry Christmas. Veramente ce ne stanno tantissimo, è per 2,98 euro, ragazzi, non potevo lasciarlo lì. Insomma, guardate quanto è carino. E niente, quindi questa è stata la mia spesa di oggi per la settimana. E quindi niente, ragazzi, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per essere rimasti con me per 18 minuti, mamma mia quanto parlo, e per aver visto questo svuoto della spesa. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, vi do un immenso bacio, ciao!